Ciao ragazzi, oggi giretto sul sentiero in discesa, uno tra i più lunghi d'Europa. Sono insieme a degli altri ragazzi che verranno con noi, con me a fare il giro. Siamo in quattro, siamo in centro a Cogne, si parte di qua, 20 km di salita, 20 km di discesa e vediamo un po' come si mette la giornata. Adesso fa caldo, però boh, siamo abbastanza coperti perché comunque si salirà in quota e vediamo un po'. Aspettiamo il quarto che sarà appunto la nostra guida e boh, ci vediamo sul percorso. Andiamo. Attrezzate perché per la grigliata baracca. Ma da me no, Questi parlano in dialetto, ciao, ciao. Tocca impararlo. Io veramente ormai qua sono di casa, quindi mi toccherà studiare il valdostano. No, che dialetto parlate? Qua e qua. Patois. Ormai sei più in Valdosta che in Liguria. Veramente. Lui già 20.000 km E all'anno. 20.000. Allora c'è Andrea che mi fa provare il Sutro Light. Comunque un bel occhiale il Sutro Light, è davvero bello. Aspetta un po'. Spettacolo. E si sale ancora qua, e qua si sale sempre. Non si ci sbaglia. Se nel dubbio un bivio, prendi quello che sale che non ti sbagli. La guida fa da guida alle guide. Siamo al 2006, però dobbiamo ancora andare lassù, ragazzi. Lassù, bisogna ancora andare lassù. Fare tutto questo sentiero qua, e purtroppo andrà fatto praticamente tutto a piedi. E quindi anche oggi si cammina, però va bene, tanta roba. E come vedete, gente ce n'è. Arrivano da là, arrivano da sotto, cioè, bello. Ci sono dei punti abbastanza esposti, eh? Sì, che è meglio non andare giù. La Madonna qua. Io due metodi per spingere la bici e per esserci comodo sopra, no? Ci sto di fianco, ovviamente, una mano all'attacco del manubrio, l'altra sulla manopola per avere anche il freno, braccia distese, oppure così, braccia proprio al petto e così ti appoggi alla bici. E non sforzi la schiena, è importantissimo, ragazzi. E nei pezzi dove è da tirare su la bici, cercate di non tirarla su, ma di spingerla. Anche lì, sempre per il discorso di salvaguardare la schiena. Eccoci, tutti in processione. Mamma mia ragazzi, 3.000, Madonna ragazzi, pensavo peggio io. quindi siamo arrivati finalmente dopo un pochettino di portage, proprio poco, una passeggiata di salute diciamo, quarto d'ora, sì, va bene, siamo saliti di là. E adesso facciamo una delle. Lui me l'ha venduta come una Forse delle. dobbiamo verificarlo, ma deve essere una delle discese più lunghe d'Europa in mountain bike. L'ha detto lui, quindi se ne assume lui la responsabilità. Dobbiamo verificarlo, Comunque siamo sui 15-16 km di eh. discesa, quindi direi abbastanza. E si va di là giù.
secco senza paura, se no ti pianti lì, Spettacolo. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Questa Scalpel SE io non gliela restituisco più, è la mia bici, è la mia bici. Cioè, io veramente, è fatta per me, è incredibile. Quanto mi trovo bene con sta bici, è un qualcosa di fuori dagli schemi, ma io a Cannondale non gliela rendo più veramente. C'è da cagarsi in mano. Bella, no, assolutamente. Bene, dunque ragazzi, finito 1400 metri per 34 km, poco, 4 ore, però panorami incredibili, super pendenze, quindi ci ho messo tanto. È così, qua è così, comunque ci sono queste super pendenze, e però secondo me questo è un giro che ne vale davvero la pena. Corto, con poca pendenza accumulata come totale, tanta da fare a piedi, però un'esperienza da fare. Da Cogne è tutto, a domani, ciao!